Buongiorno a tutti, eccoci ad un nuovo appuntamento con la storia della fotografia contemporanea. Oggi cercherò di essere breve, e andrò probabilmente a braccio senza l'ausilio delle schede, PowerPoint che solitamente uso. Quello che vedete adesso è un'immagine un po' particolare che non so quanti di voi conoscano. Ora vi spiego. Questa immagine realizzata, questa installazione, diciamo, è stata realizzata da Erik Kessels, che è un artista, curatore, nonché fotografo olandese. E ha realizzato questa installazione stampando ben 350.000 immagini che corrispondevano a 24 ore di upload di immagini sul sito Flickr, che forse adesso sarà meno utilizzato, ma 6 anni fa era molto in auge. Per quanto riguarda i fotografi, ancora oggi si utilizza. Ebbene, queste 350.000 immagini le ha stampate e poi le ha ammucchiate in quella stanza, creando questa installazione quantomeno particolare. Questa immagine perché l'ho scelta? L'ho scelta perché ci dà subito la dimensione di quello che può essere il mondo delle immagini adesso. Anzi, questo è niente, perché Flickr era già un luogo dove uno faceva l'upload della sua immagine migliore, difficilmente si faceva un scatta e invia, come avviene oggi con Facebook o con. Era un discorso diverso, eppure guardandole in una dimensione non digitale ma cartacea, ci si rende conto della enormità e della dispersione che oggi l'immagine ha. Ci rendiamo conto che qualunque cosa noi produciamo facilmente si perderà nel mare magnum della produzione mondiale. Come uscire da questa potenziale problematica di perdersi, rimanere anonimi e che le nostre immagini nessuno le prenderà in considerazione. Bisogna trovare il modo di uscire fuori, no? Di fare qualcosa affinché le nostre immagini vengano prese in considerazione anziché altro. Dei modi, probabilmente, a parte gli hashtag, a parte tutte le diavolerie che si usano nel mondo digitale, è comunque in ogni caso lavorare su se stessi, creare una propria individualità, originalità. E questo si basa non solo sulla conoscenza tecnica del mezzo che utilizziamo, ma anche sulla conoscenza di quelle che sono state le cose fatte prima di noi per poterle superare e migliorare. Quindi una conoscenza storica, una conoscenza tecnica, un nutrimento quindi culturale e teorico e tecnico e una conoscenza delle nostre ambizioni, di quello che vogliamo dire, ossia avere qualcosa da dire, contribuirà alla costruzione di un qualcosa che probabilmente sarà notato anche in un sistema così confuso, caotico come quello che vediamo in questa immagine. Questo è il nostro obiettivo, questo è l'obiettivo di quello che delle nost dei nostri incontri. Quindi capisco che i video di lezioni
o di incontri così sono virtualmente meno, non so se dire interessanti, perché lo sono in fondo, ma meno fruibili rispetto ad altri nella velocità. Bisogna sempre considerare che le lezioni hanno sempre una durata maggiore rispetto a quella che è il 10 minuti o 15 minuti di un video, ok? Queste non vogliono essere tali, sono solamente degli incontri amichevoli in cui ci scambieremo delle opinioni, però richiedono il loro tempo. Andiamo nel nostro argomento. Oggi cercheremo di capire perché chiamiamo la fotografia contemporanea in questo modo. Vedremo che questo nome è strettamente legato al suo percorso storico, che andremo a fare una piccola analisi, facciamo un salto indietro e vedremo che fin dall'inizio la fotografia ha avuto nella sua funzione peculiare, cioè quella della documentazione, il suo sfogo principale. Abbiamo dei riferimenti storici molto, molto vari. Io faccio giusto qualche esempio. Per esempio, in campo sociale, della fotografia sociale, abbiamo un autore come Jacob Riis, oppure nella fotografia di guerra, il reportage di guerra, abbiamo autori come Fenton. Ora, questi autori facevano leva sul fatto che una volta realizzata l'immagine, questa qui era inequivocabile. La sua funzione documentaria era chiara, semplice, non si poteva discutere. Quindi una sorta di presunzione di oggettività che è andata avanti per moltissimo tempo. Ora, naturalmente abbiamo anche altri esempi in quel periodo. Di fotografi come i ritrattisti, per esempio uno per tutti, Nadar, che cercava di andare oltre la riproduzione del soggetto che aveva di fronte, ma cercava di trovare la caratterizzazione psicologica del suo soggetto. Quindi, attraverso varie modalità di ripresa, di stampa, ognuno di loro cercava a suo modo di superare questo discorso. Però erano autori che andavano controcorrente sotto un certo punto di vista, perché chiunque dava per scontato che la funzione principale della fotografia fosse quella appunto di documentare la vita quotidiana, quando uscirono le macchine da ripresa più veloci, fino agli grandi eventi. Insomma, le fotografie di guerra di Fenton andavano a far vedere delle cose che nessuno aveva visto mai prima, se non attraverso i quadri, no? Mostrava quelle immagini di guerra eroiche con cavalli imbizzarriti, sciabole, eccetera, eccetera, che facevano riferimento diciamo, alla rappresentazione classica delle immagini di guerra. Invece Fenton se n'è andato lì con il suo carrettino e faceva delle foto, insomma, che rischiava ogni volta di morire e portava alla luce delle cose che nessuno aveva mai visto, a meno che non fosse stato lì, no? Poi successivamente c'è stato anche, con le avanguardie storiche, un tentativo di superamento di quelli che erano stati i caratteri canonici della ripresa, no? Come il punto di vista per Alexander Rodchenko, o magari il ritratto per Man Ray, no? Quindi autori, insomma, che hanno cercato di portare avanti il discorso. Però fino a quel momento la fotografia, nella sua funzione documentaria, nella sua ricerca di oggettività, svolgeva il ruolo maggiore, no? A un certo punto la fotografia ha intrecciato
suo cammino con un qualcosa totalmente differente, ossia col mondo dell'arte. È avvenuto molto tempo dopo, ossia intorno alla fine degli anni 70, in un momento anche molto particolare per il mondo dell'arte. No, era un periodo, il periodo dell'arte concettuale, era un periodo in cui il discorso della forma dell'oggetto artistico si andava deteriorando, il significato era l'elemento dominante, la forma, l'oggetto perdeva della sua importanza, della sua preziosità. Era un momento particolare. In quel momento la fotografia, per una serie di circostanze, rappresentò un punto di svolta, una sorta di elemento nuovo da inserire nel mondo dell'arte, se non nelle sue originalità, specificità particolari, ma almeno come elemento di rottura. Per cercare di ricominciare a prendere in considerazione l'oggetto come manufatto artistico. Quindi la fotografia veniva utilizzata nell'ambito di installazioni, per esempio, e questo però come oggetto a volte, neanche era importante ciò che conteneva l'immagine quasi, ma cioè, questo a livello diciamo esagerato, però diciamo, aveva una funzione d'ausilio, era un aiuto al discorso generale, quindi l'aspetto specifico della fotografia ancora era tenuto a distanza, ma si era entrati in contatto. Quindi cosa significa contemporaneità? Perché la chiamiamo contemporanea questa fotografia? Non c'entra niente il fatto che sia contemporanea a un periodo particolare, ma cosa è contemporanea? Se fino ad allora, come dicevo, svolgendo la sua funzione documentaria, la fotografia è stata contemporanea al mondo dell'informazione, ok? Da quel momento in poi la sua contemporaneità sarà legata al mondo dell'arte, quindi al mondo dell'arte contemporanea. Questo è diciamo, il motivo per cui questo nome è stato scelto. All'inizio, anche con qualcuno che ha cercato di trovare dei nomi alternativi, perché questo nome forse creava dei fraintendimenti, non si riusciva a mettere dei confini, era un magma. Tutto ciò che è legato all'espressione artistica moderna è sempre difficile nell'interpretazione. Insomma, sono cose da prendere, soprattutto per i teorici, per quelli a cui veniva chiesto, mi scusi, mi sa spiegare che cos'è la fotografia contemporanea? Ecco, questo era un problema anche perché bisognava trovare delle definizioni precise e che fossero quantomeno comprensibili e non opinabili, tutto sommato. Cosa succede? Nel corso, dopo questo incontro, dove la fotografia ha svolto anche un ruolo importante non solo per se stessa, ma anche per il mondo dell'arte, perché come dicevo prima, l'arte concettuale che portava avanti una relazione con l'oggetto artistico sempre più conflittuale, è riuscita a reintrodurre una nuova operatività, un nuovo modo di legarsi all'oggetto che ha fatto poi superare anche questo tipo di problematiche al mondo dell'arte. Ma quello che è importante è che dopo questo primo incontro il percorso iniziale da subalterna e
è arrivata ad essere un percorso paritario, ok? Quindi le fotografie entravano nei musei, entravano nelle gallerie d'arte, venivano utilizzate per mostre, eccetera. Ma poi, dal 2000 in poi, la fotografia non ha avuto più nessuna relazione subalterna con niente e con nessuno, e nella sua originalità, specificità, ha creato un mondo a sé, sempre legato al mondo dell'arte contemporanea, ma con un suo discorso unico, originale e irripetibile, realizzabile solo attraverso questo mezzo, senza l'aiuto di niente che non fosse legato al medium fotografico. E questo è stato un percorso inizialmente difficile, proprio per i motivi quindi, ritornando diciamo al nostro percorso, quindi partendo da un inizio difficoltoso, in un momento in cui la forma era, diciamo, il mondo dell'arte era subalterna al significato, piano la fotografia ha recuperato anche questo rapporto della forma col suo contenuto, legando il contenuto alla forma, dove la forma innegabilmente forniva un'espressione immodificabile. Diciamo che ci sono stati vari gradi, si è andati da un grado massimo di un certo periodo a un grado più accettabile nel corso della storia, accettabile nel senso non così ieratico, okay, come per certi autori, per quanto condivisibile, ma si è arrivati alla fine, ai giorni nostri, con una fotografia che ormai è presente nelle sue manifestazioni e al pari di quelle delle arti classiche. Nel mondo dell'arte non si distingue, non si fa più una distinzione di grado, ecco, se vogliamo essere precisi. Ci sono alcuni elementi come la riproducibilità che anche influenzavano il discorso fotografico, cioè il discorso che un dipinto non è riproducibile, mentre invece una fotografia lo era, anzi lo è. È chiaro che hanno trovato dei vincoli, quindi se anche fisicamente un'immagine è riproducibile, noi sappiamo che un autore deve sottostare alle sue decisioni per quanto riguarda il numero delle copie. È chiaro che un'immagine messa come copia unica, non più riproducibile, nel senso legalmente riproducibile, no, che viene venduta a una cifra enorme, non potrà poi, pena proprio la squalifica dell'autore, ossia appena la credibilità dell'autore non può essere più riprodotta. Quindi, anche se fisicamente può essere, praticamente non dovrebbe essere. Vabbè, questi sono piccoli cavilli. Comunque, l'immagine fotografica in toto prende la sua strada. Analizzeremo questa strada. Dalla prossima volta cominceremo a vedere i vari tipi di immagini che vengono realizzate nel corso e l'evoluzione,
nel corso della storia di questi ultimi 40 anni. Spero di essere stato semplice, chiaro e piacevole. Come al solito mi sono dilungato, sempre troppo lungo. Perdonatemi, ma non è così semplice. Grazie, arrivederci, alla prossima.